contentissima di avervi qui. Emma è già ormai espertissima di questa imbarcazione. Scherzi a parte, questa motovela ci è stata data dal Tribunale di Ragusa, perché dovete sapere che è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza a Pozzallo. Pozzallo si trova in Sicilia. In Sicilia è stata sequestrata e portava a bordo circa dei documenti, ci sono delle discordanze. Alcuni documenti dicono 101 persone, altri dicono 110. Pensate che tutta questa imbarcazione, queste sono stanze, quelli sono bagni, quella è un'altra stanza, tutto qui e anche all'interno, diciamo sotto, c'erano tutte persone e anche ovviamente sopra, tant'è vero che vedete questi segni, ovviamente sono la pressione di tutte le persone che c'erano sedute. Quando è stata sequestrata questa imbarcazione l'abbiamo ritrovata con l'impossibile. Tra le tante cose che abbiamo trovato, abbiamo anche trovato un passo del Corano che abbiamo messo lì perché c'erano fotografie. Dovete sapere che a bordo di questa imbarcazione c'erano tantissimi minori, oltre che adulti, poiché molto spesso le famiglie li lasciano, pagano tantissimi soldi, ma gli fanno affrontare queste traversate di fortuna per far sì che possano in qualche modo avere un futuro migliore rispetto a quello che li attende all'interno della loro terra. Erano di varia nazionalità, venivano dall'Iraq, dall'Iran, dal Libano, dalla Libia. Erano comunque persone molto provate perché avevano affrontato un viaggio prima di essere intercettate dalla nostra Guardia di Finanza, hanno affrontato un viaggio di circa 4 giorni e c'erano due gommoni di supporto che avevano delle taniche di benzina per rimpinguarle quando finiva. Oggi questa imbarcazione viene utilizzata con i ragazzi del Centro di Giustizia Minorile di Napoli per fare progetti di legalità legati al mare e la utilizziamo per le immersioni, la utilizziamo anche per insegnargli cosa significa diventare equipaggio, perché può sembrare una cosa strana per noi, ma la maggior parte di questi ragazzi non sanno lavorare in gruppo, quindi stare all'interno di una barca, avere un ruolo all'interno di una barca è una cosa per noi importantissima. Devo dire la verità, abbiamo avuto tantissime soddisfazioni in questi anni con questi ragazzi e loro ci stanno aiutando anche a fare monitoraggio della costa, tant'è vero che Archeo Club d'Italia Mare Nostrum ha preso dei lavori anche grazie all'area di bacino meridionale e loro ci stanno supportando nelle immersioni e nel monitoraggio della costa emersa. Se avete qualche domanda... Sada.